Ciao ragazzi, QuackSvape oggi siamo tornati con un nuovissimo video di Tour de France 2019, tappa quest'oggi se riesco a prendere, numero 14 da Tarbes a Tourmalet, seconda giornata sui Pirenei, questa davvero molto molto dura, sebbene il Tourmalet sia il valico montano più scalato al Tour de France, questa sarà solo la terza volta che deciderà un vincitore e poiché supera i 2000 metri di altitudine è praticamente certo che la vittoria andrà a uno scalatore puro. Finale quindi su Nors Categorie del Tourmalet che è lungo più di 20 km, nel mezzo anche due Gran Premi della montagna di quarta categoria e uno di prima. Ragazzi, oggi davvero dovremmo fare fatica con Vincenzo. Noi ci vediamo allo sprint intermedio, non credo di andare in fuga. Oggi tutti a servizio di Vincenzo per difenderci o per attaccare e vincere, magari sarebbe bello. Comunque, a dopo. Ok ragazzi, 16 km 400 metri. Abbiamo iniziato ufficialmente in questo momento il Tourmalet. 69 ancora i membri di questo gruppo. Hanno fatto vedere lo sprint intermedio perché Sonny Colbrelli non è riuscito a centrare la fuga, in fuga erano in 20, quindi non avremmo potuto prendere punti, quindi lo sprint non l'ho neanche fatto. Gruppo ancora di 69 tirato in questo momento da Movistar con l'aiuto di David Goudou della F2G, squadra di Thibaut Pinot. Avanziamo un po', non sta succedendo praticamente nulla, il ritmo è quello che è. La fuga non è stata ancora completamente ripresa. Tanto si stacca anche Christian Køhren. Siamo rimasti in tre con Vincenzo Nibali. 11 km in questo momento all'arrivo cima al Tourmalet. Indicazione del direttore sportivo. Ora il ritmo ha cominciato ad alzarsi. 10 km all'arrivo. Siamo rimasti in 58 in questo gruppo con Vincenzo sempre ben messo, un'ottima forma a quanto dice la grafica. 53 in questo momento. Dennis purtroppo si stacca, non so perché, ragazzi. Staccarò a Dennis. Siamo gela anche a Damiano e a Pozzovivo. Ancora 8 km di salita, ancora 8 km di fatica vera e propria. Fermiamoci un attimo ancora, mettiamo Pozzovivo a coprirci. 27 in questo gruppo. Quindi si è notevolmente selezionato. 25-24, continua a perdere unità. Il ritmo si è notevolmente alzato, davanti è rimasto solo Bob Jungels che faceva parte della fuga di giornata. Ora sono un attimo indietro, 6 km all'arrivo, 33 secondi ancora per Bob Jungels, 5 km in questo momento, e Bob Jungels ancora davanti, deve fare davvero un'impresa per arrivare in cima con il poco vantaggio che gli è rimasto. 3 km ancora, non è successo ancora nulla, davvero molto attendismo. E rimane sempre cristallizzato il vantaggio di Jungels sui 30 secondi. Però attenzione, adesso qualcosa potrebbe muoversi. Ho visto qualcuno muoversi lì davanti. È un Ineos, probabilmente Chris Froome in prima persona. O forse Geraint Thomas. No, Geraint Thomas ce l'abbiamo davanti, non può essere lui. Che è Tom Dumoulin qua nelle prime posizioni con Vincenzo Nibali. Caruso ancora in questo gruppo. Davvero gran lavoro oggi, Damiano. Sopra uscì, attenzione Quintana. Andiamo subito sulla sua ruota. Anche Thomas dietro. Anche Thomas dietro prova a seguire lo scalatore colombiano, intanto ripreso Bobby Jungels. Si scatenano le forze in gioco a 2 km dall'arrivo con Nairo Quintana, deciso ad andare a portare avanti la sua azione. Tom Dumoulin prova a alzarsi sui pedali e andare a chiudere su Nairo Quintana, un gruppo che adesso si è esploso, 17 in questo momento nel gruppo maglia gialla. Dumoulin prova a uscire, Thomas sulla ruota Froome e Woodpulse, quindi Thomas che sta facendo da gregario per Chris Froome. Ora prova a alzarsi sui pedali, prendiamo un attimo il gel perché stiamo terminando l'energia. Siamo quasi alla Flamme Rouge. Quintana continua nel suo sforzo. Roglic prova a uscire, attenzione, dobbiamo seguirlo questa volta. Roglic si alza sui pedali, prova ad attaccare con Dumoulin. Dumoulin, Roglic e Quintana. Ci riportiamo prima su Quintana, adesso su Roglic. Attenzione, ancora Dumoulin. Dumoulin sempre lui che continua a dare
a dare impulso all'attacco. Rimaniamo in due, Nibali e Dumoulin dietro Roglic a 18 secondi, non riesce più a seguirci. Nibali davanti sembra avere qualcosa in più, sembra avere qualcosa in più, adesso attacca a 200 metri, stacchiamo Tom Dumoulin e ci portiamo a vincere anche sul Tourmalet. Crolliamo qua negli ultimi 30 metri, ma non cambia nulla, il risultato è quello, vince Vincenzo Nibali. Scusate il gioco di parole. Un'altra tappa vinta dalla Bahrain Merida, secondo Tom Dumoulin, terzo dovrebbe essere Primoz Roglic. Potremmo avergli tolto la maglia gialla e potremmo avercela ripresa. Dobbiamo aspettare l'arrivo di Jacopo Guarnieri, che è a 6 km dal traguardo, l'ultimo uomo di Arnaud Démare nel volate, sarà l'ultimo ad arrivare oggi. Che tappa, ragazzi, che in realtà si è animata negli ultimi 3 km, ovvero molto molto sornione nei primi chilometri di ascesa. Qua andiamo a rivederlo il replay, anche se non c'è molto da vedere, non essendo una volata. La vittoria di Vincenzo è assolutamente netta, non c'è discussione. Vince Vincenzo Nibali, di lui dovrebbe essere arrivato proprio Tom Dumoulin, che arriva in questo momento. Primoz Roglic terzo, poi Froome e Quintana, Yates credo, e via di tutti gli altri. Adesso a vedere le classifiche di tappa e generali e generale aggiornate. Vittoria di tappa in maglia gialla per Vincenzo Nibali, che se la riprende. Maglia verde intanto per Peter Sagan, maglia bianca per Tiege Benoot, no, maglia Pua per Tiege Benoot, anche maglia bianca per Tiege Benoot. Tourmalet Barèges, sul podio c'è scritto, questo è il nome completo dell'arrivo odierno. Vedere le classifiche aggiornate, se il gioco si carica. Vincenzo Nibali vince con 22 secondi su Tom Dumoulin, 55 su Primoz Roglic e 1 minuto e 08 su Froome. Avevo fatto il buco oggi. Vincenzo mette una seria ipoteca sul successo finale. Se continua a avere questa forma, non sarà affatto difficile riuscire a portarci a casa il Tour de France quest'anno con Vincenzo Nibali. Solo scorrere la classifica di tappa con Uran 12esimo, 2 minuti 19, Martin 2:24. Il nostro Damiano Caruso conclude 19ª piazza, 3 minuti 07 da Vincenzo. Via via tutti gli altri. Ecco la classifica generale aggiornata. Vincenzo Nibali con 51 secondi su Primoz Roglic, 2:55 su Dumoulin, 3:47 su Froome e 4:32 su Thomas, 5 su Fuglsang, 5:30 Port, 6:15 Quintana, 6:44 Yates, Simon, Rigoberto Urán a 7:31 e chiude la top 10. TV Pino sale in 11ª posizione a 7 minuti 44. Fin qui deludente il tour di TV Pino. Potrebbe di sicuro fare meglio. Che il nostro Domenico Pozzovivo sale in 22ª posizione, guadagna 5 posizioni, si porta a 14 minuti e 56 secondi. Maglia bianca ancora su Pertige Benoot con 19 secondi su Bernal, che oggi è andato decisamente meglio. Sempre al solito distacco da Sagan per quanto riguarda la classifica della maglia verde. Gli ho scalatore ancora per Tisbeno. E 33 punti Kelderman. Nibali sale addirittura in terza posizione a 31 punti. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. XFAP è tutto. Bello.